Ben ritrovati, ancora un appuntamento, ancora una trasmissione e spero che anche quest'oggi gli argomenti che trattiamo siano di vostro interesse. Bene, se parliamo di Natale, la prima tra le prime cose che vengono in mente sono i bambini. E se parliamo di bambini e di Natale, una delle prime cose che vengono in mente sono i regali di Natale e la grande attesa e l'emozione che ruota intorno appunto ai regali di Natale, al meritarseli, non meritarseli. Credo che ognuno di noi serbi dei ricordi molto tangibili, perlomeno per quanto mi riguarda, proprio legati alla mattina di Natale. Per esempio, non potevamo alzarci finché non era giorno, perché era proibito, altrimenti Babbo Natale sarebbe andato via. E ricordo che aspettavamo proprio il giorno per poterci alzare di corsa e andare a scoprire che cosa c'era sotto l'albero. Bene, è un argomento importante, sempre, soprattutto quando si parla di bambini, e noi abbiamo voluto trattare questo argomento insieme al dottor Emanuele Palagi, uno psicologo, psicoterapeuta molto conosciuto nel territorio, anche grazie ai diversi libri scritti, anche grazie al suo impegno spessissimo rivolto a giovani, bambini, giovani ed adolescenti. Spesso anche ospite delle nostre trasmissioni. Ecco, sentiamo il dottor Palagi che cosa ha da dire sull'argomento. Il Natale è senza dubbio una delle feste più apprezzate da grandi e piccini in tutto il mondo. Ha un'origine antichissima, dal solstizio dell'antica Roma a un valore più alto che è l'arrivo del Messia per la religione cristiana. Il Natale è anche la festa della famiglia, complice anche un po' la stagione, quindi questa narrazione con la neve e il focolare domestico e il camino. Il Natale è il momento in cui si sta insieme, uniti in casa, anche se questo è un anno un po' particolare in cui questa narrazione appunto subisce una qualche modifica, visto che non sarà possibile festeggiare tutti insieme. Il Natale però è soprattutto la festa dei bambini e soprattutto la festa di Babbo Natale, una figura mitica che nella storia ha avuto varie evoluzioni, lo sappiamo, ma ha una connotazione interessante. Intanto una domanda sarebbe interessante farci: se questo Natale così commerciale ha in sé degli aspetti positivi o è una festa un po' imborghesita che ha solo connotati negativi. In realtà il concetto di regalo stesso ha in sé un aspetto estremamente positivo. È la festa delle famiglie, lo dicevamo, e anche la festa del dono e della condivisione. Babbo Natale in fondo rappresenta un po' questo, un dono incondizionato ai bambini del mondo. Non c'è solo questo però nel Natale, c'è un altro valore educativo su cui è interessante porre attenzione, il valore dell'attesa. L'arrivo di Babbo Natale non è oggi, quindi non è nel qui ed ora, nel tutto e subito, tipico dei bambini, e l'apertura dei regali non è possibile farla esattamente in questo momento. Dobbiamo aspettare la festività. Quindi si insegna ai bimbi a posticipare la gratificazione. L'immagine dei regali sotto l'albero, che non possono essere toccati, è una delle immagini che più amplifica il desiderio. Il desiderio, lo ricordiamo, è la mancanza dell'oggetto, e questa narrazione favorisce il fantasticare dei nostri figli e il sogno di quello che dentro la scatola troveranno. Quindi non solo una festa commerciale, che inevitabilmente nel tempo è diventata, ma anche un'occasione educativa. In più a tutto questo, Babbo Natale è una figura che comunque osserva il comportamento dei nostri figli e introduce, soprattutto nei più piccoli, un agente esterno, chiamiamo così, a far da monitoraggio del comportamento dei nostri figli e premiare o meno le loro azioni. Quindi una narrazione fantastica che ha senso mantenere, vedremo poi che insomma è una narrazione che chiaramente col passare del tempo modifica i suoi connotati. Questo cambiamento arriva intorno agli 8-9 anni, fino a quel momento però è un mondo fantastico che possiamo e dobbiamo forse regalare ai nostri figli in questa atmosfera romantica, e dipende da tutti noi, e che quest'anno ancora di più, nonostante i legami a distanza, può in qualche modo dare il senso della famiglia e farci sentire tutti un po' più vicini. Giulia fa parte dello staff del negozio di giocattoli Giocattoleria Marco Polo. Ecco Giulia, ti vogliamo intervistare non solo in merito al tuo lavoro, ma anche in merito alla tua vita personale, nel senso che sei anche una mamma. Di quanti bimbi e che età? Di due bimbi, Niccolò che ha quasi 7 anni e di Adele che ne ha 3. Ecco,
Il regalo per i bimbi, regalo di Natale soprattutto, è un motivo di grande attesa e di grande partecipazione. Trovi che sia anche un motivo educativo, cioè nel senso se ti comporti bene, Babbo Natale ti porterà un buon regalo. Aiuta dal punto di vista educativo? Certo, sicuramente, perché l'attesa del Natale, l'attesa dei bimbi di comportarsi bene, di ricevere quello che desiderano della letterina, vi vedo molto i miei figli che scrivono delle letterine lunghissime e quindi mi fanno tutte le faccende in casa, fanno il letto, mettono a posto, sempre sperando di ricevere tutti i regali della letterina. Ecco, per quanto riguarda il tuo lavoro invece, lavori in un negozio insomma famoso, importante, con oltretutto tanta scelta. Come le vedi le mamme? Sono cambiate secondo te rispetto alla tua mamma? Siete cambiate? Sì, siamo cambiate, secondo me sì, cerchiamo sempre di accontentare il bimbo, di vederlo felice, quindi qualsiasi cosa ci chiedono, lo vedo soprattutto con i miei figli, comprare il giocattolo o qualcos'altro, renderlo felice è la cosa che invece prima quando eravamo noi sì avevamo un regalo, un unico regalo e anche lì eravamo felici, questa secondo me è il più. Ecco, ma questo più, secondo te, da mamma è positivo perché il bambino in quel momento è più felice senza dubbio o poi dal punto di vista educativo magari nel momento in cui aspettavamo quel regalo, dovevamo comportarci bene per quel regalo, forse era più educativo negli anni passati? Forse era più educativo negli anni passati. Però non hanno avuto tante cose con tutto quel che è successo e tutto, secondo me anche un regalo in più non penso che nell'educazione possa far male. Ecco, c'è anche tutta una, ora senza scendere in temi scientifici, però c'è anche proprio tutto un modo diverso di vivere la maternità. Una volta si diceva che abbracciare troppo i bambini o metterli nel letto non era educativo, o anche per quanto riguarda l'allattamento c'erano determinati orari e poi invece ora c'è l'allattamento a richiesta, così si dice. Insomma, è veramente cambiato tutto nell'idea. Tu fai proprio parte delle generazioni delle nuove mamme e ti confronterai con la tua mamma invece che ora è una nonna. Quali sono i momenti di scontro che la mamma dice ai miei tempi facevamo diversamente? No, io e mia mamma sinceramente nell'educazione siamo molto simili. È ora da nonna lei che fa fare tutto ai nipoti, quello che non ha mai fatto fare a me. E lei mi dice, sei troppo rigida, ma facevi di peggio mamma con me, quello. Io lo vedo cambiato in questo, però l'educazione dai nonni, dalle mamme, dai genitori è sempre quella. Poi si cambia un pochino, si modifica. Ecco, le nonne che vengono a comprare, quindi si sa, questo ormai viene detto da tante persone, il bene che si vuole ai nipoti, forse anche diverso il momento di vita che si sta vivendo da nonni, insomma le ragioni sono tante. Le nonne sono diverse quando vengono a comprare? Sì, le nonne sì, vorrebbero il mondo per i bimbi, il mondo, e tante volte arrivano, prendo questo, oddio mia nuora o mia figlia, chissà che mi dirà, però non me ne frega niente, dicono sempre, l'importante è che il bimbo, mio nipote, sia felice. La nostra è una terra a vocazione turistica e quindi non poteva mancare un istituto alberghiero, Isi Marconi, appunto di Viareggio. Negli ultimi anni, tra l'altro, è cresciuto in reputazione grazie agli insegnanti e grazie anche al preside che hanno fatto un lavoro molto importante per coinvolgere anche il territorio, perché poi questi ragazzi dovranno trovare lavoro proprio nel territorio. Andiamo a sentire, abbiamo realizzato una puntata che andrà in onda nei prossimi giorni interamente dedicata alle varie attività dell'Istituto Marconi. In questa puntata di Rotocalco Smart ve ne diamo alcuni piccoli assaggi. Sentiamo Lorenzo Isoppo, preside dell'Isi Marconi di Viareggio. Siamo insieme al preside Lorenzo Isoppo, al quale chiediamo intanto un quadro generale, quali sono le formazioni di questa scuola?
Ma l'Istituto Marconi offre praticamente tutti gli indirizzi del settore alberghiero, quindi abbiamo la cucina, abbiamo la sala, abbiamo la pasticceria, abbiamo l'accoglienza turistica. Poi, e questo in entrambe le sedi, tanto a Viareggio quanto a Seravezza. Poi nella sede di Viareggio abbiamo il percorso sociosanitario, mentre nella sede di Seravezza abbiamo anche il percorso di manutenzione e assistenza tecnica e il nuovo indirizzo per le lavorazioni del marmo. Quindi una ampia formazione che dà anche la possibilità già di inserire i ragazzi all'interno del mondo del lavoro con i vari progetti di apprendistato, di stage, sono veramente tante le possibilità. Noi in questa trasmissione cercheremo di darvi un quadro un po' generale, chiaramente non è facile perché l'approfondimento, per questo approfondimento sarebbero necessarie davvero diverse trasmissioni. Ecco, preside, c'è anche l'aspetto sociosanitario che è importante ancora di più in questo periodo. Certamente, questo è un percorso che noi abbiamo attivato pochi anni fa, che sta crescendo. Quest'anno abbiamo aperto anche il serale del sociosanitario, oltre che il serale dell'alberghiero, e abbiamo un lusinghiero successo. Si tratta di un percorso che mira a costruire delle professionalità spendibili tanto nell'assistenza sia dei bimbi che degli anziani, quanto anche di professioni di supporto del settore sanitario. Quindi una prospettiva, delle prospettive lavorative molto interessanti nel momento attuale. Uno chef importante in collaborazione con Lisi Marconi per un progetto altrettanto importante. Un cuoco, importante non lo so, però la mia professione è il cuoco, perciò io quello che mi interessa è trasmettere queste conoscenze che ho per quello che riguarda il prodotto che è la cucina. Il progetto del Duale è un progetto che per noi è ossigeno, cioè riuscire a tirar fuori da questa scuola dei ragazzi che verranno inseriti nel mondo lavorativo per quello che possono fare, perciò l'insegnamento dello sfilettare un pesce, riconoscerlo eccetera, è il nostro pane. Io spero che sia così per tanti altri. Avete messo a punto un progetto con l'Istituto Marconi, direi che forse ne siete stati proprio i padrini di questo progetto. Molto interessante per quanto riguarda l'apprendistato, interessante ed utile ai ragazzi. Sì, siamo stati padrini un paio d'anni fa, la prima volta, con un ragazzo appunto all'epoca faceva la quarta. È un progetto molto interessante che avevo, diciamo, visto che c'era la possibilità di attuarlo, ma ancora in Italia nessuno l'aveva fatto. Mentre invece all'estero si vede che viene fatto, diciamo, è una cosa normale, no? Quindi alla scuola, all'alberghiero, d'inverno si va a lavorare, diciamo, nei ristoranti, a fare la formazione nei ristoranti. I vantaggi sono incredibili perché per la scuola si manda, diciamo, un ragazzo direttamente nel ristorante e quindi gli si fa fare un'esperienza diversa. E per noi ci formiamo all'interno del nostro ristorante un ragazzo che poi successivamente, chiaramente, l'aspirazione è quello di contrattualizzarlo e di farlo rimanere con noi. Preside, siamo nella sede di Seravezza, tra l'altro un punto importante, una scuola con diverse caratteristiche anche di radicamento nel territorio. Certamente, questa è una scuola che ha avuto un grande successo in questi anni, è una scuola che ci ha dato grandi soddisfazioni, che ci sta dando grandi soddisfazioni. Qui siamo in questo momento nel bar didattico, che è l'ultimo nato, diciamo, nelle nostre iniziative. È un luogo dove il personale viene, può venire per prendere un caffè, per prendere un dolce, facciamo anche take away, in questo periodo natalizio ci sono i dolci, quindi è una grande occasione per i ragazzi di fare esperienza e anche un modo per stare insieme, per fare da collante per la comunità scolastica. Ecco, il take away è una cosa molto interessante, tra l'altro è anche un modo per mettere a frutto proprio il lavoro che i ragazzi fanno, perché poi ha un costo il take away e i soldi vengono usati per la scuola. Tutti i ricavi del bar didattico vengono a beneficio della scuola e ritornano sulle esercitazioni. Tra l'altro questo ci consente di risolvere un po' di problemi, di costi che non sempre riusciamo a coprire con quelli che sono gli stanziamenti che ci vengono dal Ministero. Fabio Triglia è l'ultimo fabbro nel paese di Gombitelli. Gombitelli è un paese nel comune di Camaiore che presto diventerà un museo a cielo aperto, un progetto molto importante che seguiremo anche noi nel suo evolversi e che vede l'impegno anche dell'Università di Firenze. Il paese di Gombitelli è conosciuto per essere un'isola linguistica.
Infatti, il dialetto di Gombitelli è identificabile con i dialetti dell'Italia settentrionale, da dove provenivano le prime famiglie del paese. Nel XIII secolo, alcuni fabbri tedeschi, al seguito dell'imperatore Carlo V, decisero di fermarsi nel paese sulle colline di Camaiore. Questi, allora, avviarono la fabbricazione di chiodi chiamati gavorchi, che nel dialetto lucchese significa qualcosa di brutto, sgraziato. Infatti, venivano usati per la carpenteria e non erano ben rifiniti. Oltre alla lavorazione del ferro, Gombitelli è famoso anche per la sua tradizione di norcineria. Ci troviamo infatti vicino alla Via Francigena, la strada che conduceva i pellegrini provenienti dall'Inghilterra, Francia, Svizzera, Lombardia ed Emilia-Romagna fino a Roma. Paolo Triglia è colui che tramanda tutte le tradizioni dei fabbri ferrai di Gombitelli, in quanto è l'ultimo discendente di una grande famiglia di artigiani del ferro che ha determinato per secoli l'identità del paese. Invece, il salumificio artigianale Gombitelli si trova proprio all'ingresso del paese. A condurlo da secoli è la famiglia Triglia, che produce i propri salumi rispettando la memoria dei nonni, seguendo le antiche ricette e le tecniche di lavorazione sul suino, ancora oggi artigianali. Salve a tutti, sono Paolo Triglia, sono titolare di una piccola ditta individuale nella frazione di Gombitelli nel comune di Camaiore. Gombitelli ha un'antica tradizione di lavorazione del ferro fin dai tempi antichi o quasi da quando è nato. Di questa tradizione fanno sicuramente parte torcetti, staffoni, che vengono montate sia in tantissime città toscane e anche italiane, fino ad arrivare alle classiche imperviate, cancelli e tantissimi altri oggetti. Parafrasando il modo di dire, non c'è bisogno di una memoria di ferro, ma di qualcuno che tramandi queste tradizioni. Salve a tutti, sono Alderico del salumificio Triglia di Gombitelli, un'isola linguistica la cui tradizione sono i fabbri ferrai e la norcineria. In questo mestiere è fondamentale seguire la tradizione, mantenere i prodotti ad un livello artigianale. Un prodotto di eccellenza è il penitente, è un prosciutto di lunga stagionatura che si ottiene usando la farina di castagne per attribuirgli il caratteristico sapore. Rispetto ai tempi antichi, oggi viene usata un'energia rinnovabile al 100% proveniente dalla Valtellina. Un altro prodotto d'eccellenza è l'ardo rosa, il cui colore e morbidezza sono dovuti alla lunga stagionatura. In un mondo sempre più tecnologico, le ricette tramandate da nonna e nipote sono ancora un messaggio gustoso di sapori intramontabili.